Questo è il primo cartello. Noi dobbiamo partire dall'idea di come gli alieni ci parlano nella testa. Siamo partiti da qua. L'alieno parla nella testa, che sei in ipnosi, cosa ti sta dicendo quello alto e biondo, quello che viene sempre a trovarti? Come si chiama? Mi ha detto che si chiama Ishtar, ma mi ha anche detto che questo non è il mio nome. Noi lo interpretiamo come il suo nome, in realtà vuol dire un'altra cosa. Cosa vuol dire? Ishtar vuol dire il primo, il progenitore, colui che è venuto qui per primo. Tu sei nostro, gli dicono. Nostro però non vuol dire come un cane, nostro perché hai lo stesso DNA nostro, nostro geneticamente, vuol dire questo. Come ha fatto l'alieno a parlare nella testa del soggetto? Allora, se voi andate a prendere questa stessa comunicazione e la fate diverse volte, su diversi addotti, la parola è, come ti chiami? A Ishtar, Astir, Ishtar, Astarte, Astarote, Astarsheran. Che strano, come mai tutti usano in posti spazialmente diversi nel globo lo stesso tipo di fonema? Ce lo dobbiamo chiedere, no? Allora, è qualcosa che chiaramente parlando è incastrato nel nostro DNA e quindi ha questo tipo di sollecitazione, viene fuori sempre lo stesso tipo di risposta, ha lo stesso tipo di segnale. In realtà è il problema che riguarda il linguaggio archetipico. Allora, gli archetipi sono, è per questo che ne parliamo. Dovevamo studiare questa cosa per capire come correlarci con l'universo e come correlarci con gli alieni. Sicuramente parto dalle nostre antiche tradizioni, che sono le tradizioni esoteriche, sciamaniche, dell'antica India, dell'antica Cina. Ci sono dei numeri che sono i numeri della... I Qing sono 64, gli archetipi sono 22, 13 sono le lettere dell'alfabeto ebraico semplici, per esempio. 7 sono le note dell'arcobaleno, 7 sono i colori, scusa, le note della tastiera, 7 sono i chakra principali, 7 sono... di tutto di più, così come 22 sono gli amminoacidi fondamentali più di DNA, sono le lettere dell'alfabeto ebraico, sono i 22 accordi che la Korg, per chi suona il pianoforte, riconosce, i 22 sapori che l'essere umano è in grado di riconoscere. Che strano, sono numeri che oltre a essere dei numeri sembrano legati a qualche cosa di tecnico. In realtà questi numeri sono i cosiddetti archetipi, gli archetipi junghiani. Cosa sono gli archetipi? Gli archetipi sono, per l'esoterismo antico, quei mattoni sui quali si basa la costruzione dell'intero universo. Detto così si dice poco, ma corrispondono nelle diverse culture a questi numeri, che sono però correlati da un unico, da un'unica formula, A uguale a 3N più 1, la vedete lì, dove A è il numero degli archetipi, N è un numero qualsiasi e 3N più 1. Capite che c'è sempre un più 1. Nell'esoterismo antico si dice che gli archetipi sono un certo numero e poi c'è un archetipo che è la somma degli altri, l'archetipo degli archetipi, quello che ha dentro le istruzioni di tutti gli altri. Il matto nei 22 tarocchi è quella carta che esotericamente parlando è la rappresentazione dell'insieme di tutto, del mondo, dell'universo. Così per esempio i cinque sono 64, ma non sono 64, sono sempre 63 più 1. E il numero 63 in realtà è n uguale a 21, 3 per 21 più 1, 3 per 21 fa 63 più 1, 64. Vedete? Il numero 7 è n uguale a 2, 2 per 3, 6, più 1, 7. Questi sono i tarocchi. Vedete? Con n uguale a 1, a è uguale a 4, con n uguale a 0, a è uguale a 1. Cosa abbiamo voluto fare? Se è vero che i tarocchi, i Qing, le note dell'arcobaleno, i colori dell'arcobaleno sono dei numeri che sono semplicemente legati alla struttura dell'universo, andiamo a vedere da un punto di vista matematico. Uno dei premi Nobel della matematica qualche anno fa, negli anni 60, prese il Nobel perché aveva dimostrato che le operazioni fondamentali erano 22.
Che strano, no? Allora, e se io con n ci metto uguale a 1? Con n è uguale a 1, 3 per 1, 3 più 1, 4, a è uguale a 4. E ci rendiamo subito conto di una cosa matematica, che l'archetipo altro non è che un operatore ermitiano lineare. Che vuol dire? Fai conto, il più, il meno, il per e il diviso, sono questi gli operatori. Un operatore è una cosa che opera nell'universo perché lo trasforma. Da solo non serve a niente, il più di che. Ma 3 più 5, il più trasforma la realtà del 3 e del 5 in 8. Questi sono gli operatori delle cose che fanno qualcosa, se applicate all'universo, allo spazio, al tempo e all'energia. Operatori ermitiani lineari. E che cavolo sono questi 3 più 1 operatori ermitiani lineari? Con n uguale a 0, ricordatevelo, 1, perché 3 per 0 fa 0, rimane un operatore ermitiano lineare. Allora, prendiamo questo rotolo di carta igienica e mettiamolo nello spazio. Vedete che può andare lungo l'asse dell'energia, quello che va in giù, lungo l'asse che viene in qua, che è l'asse dello spazio, e quello che va indietro, che è quello verde, è l'asse del tempo. Quello giallo è, per il momento lo chiameremo asse della coscienza. La coscienza non è un asse. Fatemelo visionare, vedere per voi per 5 minuti come un asse. E ci rendiamo conto che gli operatori che noi stiamo scrivendo sono operatori di geometrici. Uno è l'operatore traslazione, uno è l'operatore rotazione, uno è l'operatore cambio di dimensione e l'altro è l'operatore che si chiama centro di inversione, piano speculare, lo specchio. Su questi quattro operatori ermitiani lineari si basa tutto l'universo. Il vostro computer, come il mio, come qualsiasi altro computer della NASA, fa solo queste quattro operazioni, le uniche che esistono per descrivere il movimento di qualsiasi cosa nello spazio e nel tempo e nell'energia. Quattro. Ce ne sono solo quattro. Ma guarda un po'. Il primo, lo vedete? Questo è il rotolo della carta igienica. Quando si sposta, vedete? Tric, trac, tric. Questo è lo spostamento. Guarda, che ti dico di più, questo spostamento ha un segno, più o meno, può andare in avanti, può andare indietro, può andare in avanti, può andare indietro, è duale, ok? Guardate che è importante. Il secondo, vedete, noi abbiamo spostato il rotolo di carta igienica facendolo rotolare lungo l'altro asse, quello verde, l'asse del tempo. Il tempo, quindi, si può rappresentare come una rotazione del nostro rotolo di carta igienica. Mettiamo il nostro rotolo di carta igienica al centro. Quando noi lo abbassiamo, man mano che lo abbassiamo, lui diventa più grande. Per quale motivo? Perché prendete tre formule, quelle che abbiamo scritto là sopra in alto, vedete, la formula di Einstein, ma è una qualsiasi, potevo prenderne un'altra, che metteva in relazione la massa con l'energia. Vi rendete immediatamente conto che all'aumentare dell'energia il volume è direttamente proporzionale, aumenta. Quindi, quando aumenta l'energia, che è un'energia potenziale, più peso, più piego lo spazio-tempo, più vado in giù, per convenzione, più questo rotolo di carta igienica diventa più grande. Vuol dire solo questo. E anche questo è duale, su, giù, c'ha un segno. Come la rotazione, rotazione a destra, rotazione a sinistra, c'ha un segno. Tutti questi tre operatori sono duali. Posso scegliere cosa fare. E poi c'è quello più complicato, che è l'operatore centro di inversione. Che lo vedete in alto a sinistra. Fate finta che ci sia un cono. Nel centro di inversione tutti gli oggetti che ci sono passano dal centro per andare dall'altra parte. È una specie di doppio piano speculare. Guardate, se nell'immagine in basso a destra voi vedete quel piano che ho disegnato come uno specchio, vedete che la sfera si specchia con la sfera di sopra e il cubo nero si specchia con il cubo nero di sopra. Ora avete fatto quindi un'operazione geometrica che si chiama piano speculare. A questa operazione geometrica piano speculare ne fate un'altra su questo piano e mettete la pallina al posto del cubo e ottenete quella cosa di sopra. Quella cosa
cosa di sopra è la somma di queste due operazioni, di questi due operatori. Però, ahimè, questo ultimo operatore non ha nessun segno. Lo sapete perché? Perché noi abbiamo una sola nostra immagine speculare, di noi ne esiste una sola. Non esistono due immagini speculari della realtà, una sola. Quindi l'immagine speculare, il 3n più 1, il più 1, l'operatore più 1, non è duale. Bene. Allora, ora facciamo una cosa più complicata. Prendiamo sempre i nostri assi e prendiamo il solito rotolo di carta igienica laggiù in fondo e gli facciamo fare tutte e tre le operazioni insieme. Lo spostiamo sull'asse dello spazio, lo ruotiamo lungo l'asse del tempo e lo portiamo a cambiare dimensione. Vediamo che cosa cavolo succede in tre o quattro posti, modi di punti di visione diversi. Scoprite che il nostro rotolo di carta igienica, mentre ruota, passa attraverso il centro, diventa piccolo, ruota ancora, passa attraverso il centro e diventa più grande, e nel frattempo si è girato, cioè è la rappresentazione dell'immagine speculare di quello che era prima. L'archetipo degli archetipi, avrebbe detto il dio Thoth, cioè nella formazione dell'universo c'è questo movimento che è l'insieme delle tre operazioni. Rotazione, traslazione e cambiamento di dimensioni. Che cosa vuol dire questo in termini tecnici? Che gli archetipi non sono altro che i veri e propri mattoni dell'universo. Perché gli antichi dicevano che erano 64, oppure 22, oppure 7? Perché il loro inconscio, cioè la parte destra del loro cervello, che legge l'universo in modo sciamanico, perché gli antichi non c'avevano gli operatori hermitiani lineari da poter usare, sentivano che l'universo era fatto di spazio-tempo, spazio-tempo-energia, oppure spazio XYZ, tempo XYZ, energia XYZ, e a seconda del numero di assi N che te ci metti dentro, vengono fuori tutti questi numeri, più uno, che è l'archetipo degli archetipi. Ci sono 22 modi per muovere un segmento in uno spazio non adimensionale, fatto di tre tempi, di tre spazi, di tre energie. Il più uno, il 22esimo modo, è quello di mettere tutti insieme i movimenti, cioè l'oggetto sta fermo, è lo stare fermo, è l'archetipo degli archetipi in qualche modo. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che se l'universo è costruito in questo modo, ci sono quattro assi, vedete? Il blu, il verde, il rosso, che è l'asse dell'energia, e l'arancione, che è quello ipotetico che noi abbiamo chiamato della coscienza. A ognuno di questi assi c'è un archetipo, un movimento, che lo contraddistingue. Ma guardate che l'universo si divide in due parti. Una parte di realtà reale e una parte di realtà virtuale. Dove? Virtuale vuol dire modificabile, non vuol dire che non esiste, che è finta. Vuol dire che io ho questo bicchiere da qui, lo metto qui, ho cambiato la posizione nel suo spazio-tempo. Questo è virtuale. Lo spazio, il tempo e l'energia sono virtuali. La coscienza era, è e sarà quella che i cattolici chiamano Dio, erroneamente, no? È una cosa che non è descrivibile da formule matematiche, perché f di x uguale y per 5... questa funzione in cui c'è x e y ha un senso solo se x e y cambiano. Cioè, lo ridico in un altro modo, tutto ciò che può essere espresso con formule matematiche è perché muta, quindi è una realtà virtuale. Il tempo, devi fare la derivata dello spazio per ottenere il tempo. Il campo magnetico, devi fare la derivata del campo elettrico per ottenere il campo magnetico. C'è una variazione, se no non ha senso. Il tempo non esisterebbe se non ci fosse il cambiamento di posizione degli oggetti nello spazio. Vuol dire che Dio, cioè la coscienza, ha creato l'universo. E lo ha creato, vedremo per fare che cosa, e nel crearlo ha creato lo spazio, il tempo e l'energia. E li ha creati duali. Non ci sono due coscienze, ce n'è una sola. In altre parole, l'universo è stato creato con un bu, e questo bu è l'immagine speculare. E di questo bu noi troviamo le informazioni fondamentali da un punto di vista archetipico negli antichi testi. L'uomo è stato fatto a sua immagine e somiglianza. 1.27 Genesi. Gli autiut, che sono 22, sono gli stampini.
Poi c'è lo stampatore, che è Dio, e lo stampato, che è l'essere umano. Dice di essere Ferri e Zirà, il babbo di Abramo, 1700 anni prima della venuta di Cristo sulla terra. E così trovate la identificazione di questo concetto fondamentale che è la chiralità, cioè l'attività ottica, il destro-sinistro, il duale, lo specchio, in tutto ciò che è vita, gli amminoacidi, gli zuccheri, il quello che vi pare. Perché l'universo è fatto in questo modo? E cosa vuol dire spirito, corpo, anima, mente? Dovevamo dare una chiave di lettura dai risultati che ci venivano fuori dall'ipnosi. Allora, la chiave di lettura su base geometrica era la seguente. Quello che accadeva era che quando veniva fuori anima, anima non sapeva il tempo, non lo conosceva. Tutte le volte che veniva fuori lo spirito, molte meno volte, non abbiamo infatti approfondito molto il tema dello spirito, dove abita lo spirito? Dove sei? Noi, io, dappertutto. Cioè, non aveva indicazioni di spazio-tempo. E quindi allo spirito mancava l'asse dello spazio. Ad anima mancava l'asse del tempo. Il corpo non aveva coscienza e quindi manca l'asse della coscienza. Era evidente che per esclusione, se io mettevo una mente con coscienza, spirito, coscienza, spazio e tempo e non gravitazione, mi appare la mente come un campo elettromagnetico, una memoria, la RAM del computer, uno sprite che si sposta all'interno della memoria del Commodore 64. Per quelli che di voi, magari giovani, ai nostri tempi si usava il Commodore 64 e il VIC 20, ancora più glorioso VIC 20 con 16K di memoria, una cosa allucinante. Oggi con 16K di memoria non ci starnutisci nemmeno. Allora, attenzione, queste erano una possibilità che noi avevamo, una chiave di lettura per identificare le componenti di corpo, mente, anima e spirito da un punto di vista di operatori hermitiani lineari che rappresentavano quello che per gli antichi rappresentavano gli archetipi, cioè delle operazioni matematiche. In questo contesto va spiegata una cosa. Eccole qua. In questo contesto va spiegata una cosa. Perché, ritorniamo un attimo sulla diapositiva di prima, mettetevi nei panni del creatore. Io sono il creatore, la coscienza. La coscienza era, è e sarà, è sempre la stessa. Solo che la coscienza non ha conoscenza di sé, è una lampadina spenta, che un bel giorno si accende e dice, oh, Kafka, mi sono svegliato, ma come sono fatto? Sono ragno. Sul letto non si sapeva neanche girare, no? Il ragno di Kafka. E allora ho bisogno di uno specchio per guardarmi, per sapere chi sono. Cioè devo acquisire conoscenza di me. Ho coscienza, so di esistere, ma non so come sono fatto. Ho bisogno di crearmi uno specchio in cui specchiarmi. Quello è l'istante in cui la coscienza crea la virtualità dell'universo. Crea lo spazio, il tempo e l'energia, che sono questi vettori, lo vedete nel riquadro in alto, questi assi, se vengono identificati come dei vettori, danno un risultato finale che è un tensore, che è l'immagine speculare del tensore coscienza. Cioè, l'universo è fatto di due cose. Una, la coscienza, che è la cosa che guarda nello specchio, e l'altra, la virtualità di spazio, tempo e energia, che è l'immagine speculare di Dio. Questo per mettere insieme i due approcci, un approccio che è il lobo destro del cervello, cioè il sentire le cose, e l'altro, la parte sinistra, che è il tentare di spiegare con un po' di matematica in più un concetto, insomma, geometrico, se volete. Gli antichi esoteristi ti dicono questo. Gli antichi esoteristi ti dicevano che il corpo, lo spirito, la mente e l'anima sono dei triangoli. E questi triangoli li vedete come li scrivevano gli alchimisti del 300. E vedete che ci sono dei colori. Questi colori, in realtà, sono i colori archetipici che vengono di solito utilizzati dalle persone che fanno l'esercizio di Simbad, cioè quello in cui io dico al soggetto, ora ti immagini di stare in una stanza e di invitare la tua mente, la tua anima e il tuo spirito. Come sono colorati? L'anima è sempre azzurra, lo spirito è sempre rosso e la mente è verde, azzurra, è il colore del mare, la mente. Lo vedremo fra un attimo perché. Se voi mettete insieme questi simboli,
noterete che la somma di alcuni di questi simboli danno un doppio triangolo a sei punte, l'esafala, cioè la stella a sei punte. A noi non ci interessa in questo istante sottolineare che l'esafala viene dalla rappresentazione dell'anello di Salomone. Sapete, un bel giorno Salomone esce dalla sua tenda e si trova l'angelo del Signore, e lo veniva a trovare, volta sua, e c'era sullo scudo un disegno. Lui rimane impressionato, ci si fa fare l'anello, che è questo anello particolare, che nel tempo viene a modificarsi e si trasforma in una cosa che non ha niente a che fare con l'originale disegno, e diventa la stella a sei punte, l'esafala, che noi ritroviamo sul medaglione che c'ha l'alieno biondo a sei dita qui. Strano, ma può darsi che sia casuale, no? Ma in realtà è la rappresentazione di la somma di anima, mente, corpo e spirito. Guarda caso è proprio, ma che strano, la cosa che l'alieno vuole, la cosa che l'alieno in qualche modo cerca, soprattutto perché non ha la parte animica, è il simbolo della completezza del sé. In questo contesto, ritorniamo un attimo alla geometria, coscienza, energia, spazio e tempo, anima, spirito, mente e corpo, vedete come l'anima ha, diamogli dei valori, non pensiate che gli assi che abbiamo disegnato abbiano tutti la stessa lunghezza, per spazio, per anima, per mente, per spirito. Anima, facciamo una cosa lineare, non sarà così, ma tanto per semplificare. Anima, coscienza 3, energia 2, spazio 1, tempo 0, vedete il corpo? Corpo, coscienza 0, energia 1, spazio 2, tempo 3, e gli altri sono intermedi. Quello che ne viene fuori è che questo tipo di matrice a due entrate è una matrice che rappresenta un solido geometrico, che è la rappresentazione di un tetraedro nello spazio, che è un tetraedro, questo, dove questi lo spigolo che ci viene davanti è il 3333, lo spigolo che va indietro è lo 000, vedete, guardate, 3333333 è lo spigolo che va indietro, è lo 0000, e gli altri che vanno dal 3 al 0 a dal 0 al 3. Se voi la mettete quindi su un piano con le curve di livello, si direbbe così, vedreste questa cosa. L'identificazione del tetraedro è una figura che noi troviamo nell'antica Kabbalah e nell'antica Merkabah, dove Ka e Ba sono gli stessi fonemi che gli egiziani usano per spirito e mente. Il tetraedro. Il tetraedro, il concetto di tetraedro, è una cosa che è legata fondamentalmente a come è fatto l'universo. L'universo e l'uomo, per la Merkaba, l'uomo è fatto di tre tetraedri, uno che sta fermo al centro, uno che sta a sinistra e che gira in senso orario, e l'altro che sta a destra e con la stessa velocità gira in senso antiorario. È una visione ideica, ok? Ebbene, è la rappresentazione che noi abbiamo in realtà da un punto di vista matematico dell'aspetto archetipico di anima, mente e spirito con questi assi. Perché gli antichi avevano una visione del genere? Ma perché la realtà delle cose è scritta dentro di te, non fuori. Il sentire che l'universo è fatto da questi numeri, da questi parametri, gli antichi lo sentivano con la parte destra del cervello, che era l'intuizione, perché erano molto più a contatto della natura con noi. Si potrebbe fare una conferenza solo su questo aspetto della questione. E poi notate una cosa fondamentale, che questa figura geometrica, dove vedete che c'è l'energia, il tempo, lo spazio e la coscienza, è fatta, il tetraedro è una piramide trigonale con una base triangolare. Ogni faccia di questo triangolo, ogni settore spaziale rappresenta l'anima, la mente, lo spirito e il corpo, perché è in contatto con tre assi, gliene manca un quarto. Vedete che è solo un tentativo di rappresentare geometricamente una cosa e dargli un significato agganciandoci a come gli antichi vedevano il mondo.
per far capire che gli antichi vedevano il mondo da un punto di vista del lobo destro, cioè del sentire le cose. Noi possiamo fare questa cosa razionalizzandola anche in termini geometrici e dando un significato all'archetipo che ci diventa un operatore hermitiano lineare. Noterete una cosa fondamentale, che l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, cioè della creazione. Ma in effetti la cosa è vera, perché vedete questi due signori? Ci ho messo uno specchio nel mezzo. Sono uno l'immagine speculare dell'altro. Se voi li prendete questi due signori, uno con la mano destra e l'altro con la mano sinistra, e cercate di sovrapporli, noterete che non si sovrappongono. Cioè le due immagini speculari sono due cose differenti. Questa è la natura fondamentale del carbonio tetraedrico, cioè delle molecole otticamente attive, quelle che ti danno la vita, quelle che sono appartenenti agli aminoacidi, agli zuccheri, quelli che deviano il piano della luce polarizzata o a destra o a sinistra di una certa cosa. Cioè noi siamo otticamente attivi. La nostra immagine speculare non è sovrapponibile a noi. In altre parole, da un punto di vista puramente chimico, esiste l'idea che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, perché è un'immagine speculare, non è la stessa cosa, sono due cose diverse, uguali solo allo specchio. Eccola qui. Oggi noi abbiamo la struttura dell'essere umano, quello che noi vediamo all'interno dell'ipnosi è questa: anima parla alla mente e la mente poi parla alla coscienza, o lo spirito parla alla mente e la mente parla, al corpo, e la mente parla al corpo. Nel fare questo tipo di operazioni, anima parla alla mente ad archetipi, lo spirito parla alla mente ad archetipi, la mente poverina, con il suo bagaglio culturale dell'esperienza che si è fatta nell'arco della sua vita, in qualche modo traduce questi archetipi in prima simboli, poi immagini, poi fonemi. Se sbaglia la traduzione, è un casino. Ecco che compare a Ishtar, lo stesso nome, Axtir, mi disse un altro, Astarte, Astarotte, Astarsheran, lo stesso fonema, per indicare una cosa che le menti, nelle loro diverse formazioni, traducono in modo anche fonemico differente, ma che non ha niente a che fare con il nome, non vuol dire quello, vuol dire, vuole esprimere un concetto. Allora l'alieno, quando ti parla nella testa, ti parla a concetti, ti spara ideicamente degli archetipi che, per quanto possibile, la tua mente tenterà di tradurre. Da questo concetto base ne nasce una cosa fondamentale, che è l'idea del linguaggio. Il linguaggio evoluto, quale? Noi possiamo pensare che il linguaggio evoluto sia quello dei fonemi. Gli antichi uomini della pietra parlavano a grugniti, noi parliamo a fonemi, siamo dei ganzi. Quindi il linguaggio evoluto è il linguaggio dei fonemi. Allora qui c'è un errore di base gravissimo, che ahimè ora colpisce anche internet, perché internet è diventato un modus parlandi, comunicandi. Il linguaggio... si confonde il linguaggio perfetto con il linguaggio che serve per fare una cosa sola. Come si dice? C'è un termine preciso. Sviluppato per una particolare, evoluto per una particolare necessità. Quello che invece succede è che si comprende come chi parla cinese non parla italiano. Te sai benissimo una cosa sola il cinese, o sai benissimo una cosa sola l'italiano, ma il cinese e l'italiano, se vogliono parlare, sai come fanno? A gesti, cioè ritorni indietro al linguaggio archetipico, che è il vero e unico linguaggio che può essere utilizzato per parlare con qualsiasi essere di tutta la galassia, di tutto l'universo, e che permette al santo e al mistico di parlare con l'animale, come ti direbbe la tradizione cattolico-cristiana, cristiana più che cattolica, in questo caso. Per cui il linguaggio più evoluto è il linguaggio archetipico, l'altro è solo un linguaggio che serve per fare bene una cosa sola, ma sa fare solo quella.
ed è che si capisce perfettamente perché l'esperanto come esperimento è fallito completamente, perché era il mescolamento di più culture, cioè il mescolamento e l'incasinamento di un sacco di archetipi che ognuna delle culture diverse manipolava in modo completamente differente. Ecco, quindi se io voglio parlare con l'alieno, se l'alieno ha coscienza, parlerà il linguaggio archetipico. Io cercherò di capire, sicuramente sbaglierò un sacco di cose, e questo anche nella comunicazione normale, cioè tra di noi, quindi figurati con l'alieno, ma l'errore sarà un errore interpretativo della parte mentale. Così, quando te sei in ipnosi, diciamola subito questa cosa, quando la parte animica dice delle cose, non le devi interpretare alla lettera, se no fai l'errore che segnala Hillman sui suoi libri. Non interpretate alla lettera i segnali dell'inconscio, ma interpretateli a secondo di una traduzione precisa. Esempio, la parte della memoria aliena attiva all'interno dell'addotto dice: voi su questo pianeta avete una bella aria, sul nostro pianeta l'aria non c'è. In questo corpo c'è una bella aria, non c'è un'altra bella aria così nei corpi degli altri. Se voi traducete questa cosa alla lettera, finite per fare i contattisti degli anni 50. Aria è anima, anemos, anemometro. L'aria è il simbolo fondamentale della parte animica, il soffio divino che ti dà la vita. Dio, il dio degli indiani, soffia sulla creta cotta e quello zombie, quell'essere che non ha vita, prende vita. Tu muori, esali l'ultimo respiro. È il soffio della vita, perché è il soffio che rappresenta anima, così come lo spirito è il fuoco. Lo vedete nelle tradizioni. Nelle tradizioni lo Spirito Santo è la fiammella che scende sugli apostoli. La mente è l'acqua. E qui noi dobbiamo dire una cosa fondamentale. Dobbiamo dire, e questo noi lo abbiamo appena detto, quello che vedete scritto qui sopra, la differenziazione tra lo spazio, tra il tempo, lo spazio e l'energia, che è la rappresentazione del modello virtuale, cioè modificabile, e della coscienza, che invece è colei che attraverso l'unico archetipo fondamentale, l'atto di volontà di creare l'uomo, l'universo a sua immagine speculare, ha creato spazio, tempo ed energia, creando il duale. Perché? Perché ha creato il duale? Fermiamoci un attimo qui. Devi prendere coscienza di te. Te sai di esistere, sono la coscienza. So di esistere, ma non so come sono fatto. Allora devo fare l'esperienza. E se devo fare l'esperienza, devo avere il libero arbitrio, perché se non ho il libero arbitrio, sono fregato. Allora io devo creare l'universo in cui è tutto duale, perché io possa così sempre scegliere se andare avanti o andare indietro, andare sopra o andare sotto, andare in alto o andare in basso, perché se no io non potrei fare che l'esperienza di qualcosa che è già stata predeterminata su un unico binario. Ecco dove la fisica antica si ferma, cioè la meccanica, l'equazione del moto della pallina, scagli una pallina e ci scrivi l'equazione del moto, ti dice che noi non abbiamo nessuna volontà. Perché? Perché l'universo è partito dal Big Bang, grande cazzata secondo me, e tutte le palline se ne sono andate in diverse direzioni. Quindi con la legge del moto sai perfettamente che fra 1.200.000 anni quelle due palline si sbatteranno insieme. Due palline che possono essere due atomi, due anime, due qualsiasi cosa. È tutto già predeterminato. Sono palline che si muovono. Nella fisica della pianeta dello spazio-tempo è uguale. Nella quantistica ti si dice c'è la probabilità che le cose accadano o non accadano e già si apre uno spiraglio. Io ti dico no, attento, perché l'idea dell'esistenza della coscienza è quella cosa che ti dice che esiste il libero arbitrio, perché esiste la coscienza. Perché in questa chiave di lettura, se non esiste la coscienza che ha creato lo spazio, il tempo e l'energia duali, non c'è il libero arbitrio, siamo fregati. Se siamo fregati anche con gli alieni, perché ormai è già stato deciso tutto, noi siamo qui le peore al massacro. Invece, in questa situazione, dove abbiamo anima che parla alla mente, che parla al corpo, in questa situazione, dove questo uomo, poverino, è un po' staccato,
perché non vedete che non è un uomo tetraedrico, vedete che è staccato, cioè anima per parlare con il corpo deve parlare prima la mente, poi la mente parlerà al corpo, manca un asse che vada anima a corpo, manca un asse che vada da corpo a spirito, manca un asse che vada anima a spirito, cioè bisogna sempre passare per la mente, siamo staccati in qualche modo, questa è un po' la nostra schizofrenia in questo modello, va bene? Teniamone conto di questo fatto, perché la mente è il nostro mediatore, la mente mente, dice qualcuno, è il nostro mediatore, ci dobbiamo fidare di lui, ma sapendo che lui ha delle limitazioni e che quando noi vediamo la Madonna in camera, vediamo la Madonna in camera, questa forma luminosa, solo perché noi siamo molto cattolici, quindi quella cosa luminosa il nostro cervello la interpreta come anima, come Madonna. Se noi fossimo per caso degli ufologi, vedremmo l'alieno. Se noi fossimo degli scienziati, vedremmo un fulmine globulare che mi passa nel corridoio. E a seconda di chi sono, io vedo lo spirito di mio nonno che è venuto a trovarmi. Uno sciamano, penserebbe così. Abbiamo cioè diverse immagini della mappa del territorio che sono state mediate dalla nostra mente, la nostra parte animica. La nostra parte spirituale, il lobo destro e il lobo sinistro del cervello, hanno preso delle percezioni, le mandano alla mente e la mente trasforma gli archetipi da simboli a immagini a fonemi e magari in questa traduzione un po' tipo telegrafo senza fili ogni tanto sbaglia e ci mette qualcosa di suo. Purtroppo o per fortuna, io dico per fortuna, noi abbiamo tre scienziati, tre uomini di scienza, scienziato è una parolona, che ci aiutano a capire queste cose. Vedete, se tutto questo è vero, comincia a sorgere all'interno di un certo gruppo di scienziati, e di fisici soprattutto, ma anche di filosofi, l'idea che l'universo è finto. Abbiamo usato prima la brutta parola virtuale, che voleva dire modificabile. Questi dicono di più, no, è finto, noi stiamo assistendo a una cosa finta che non c'è. Noi, l'universo finto, non c'è niente di tutto questo. Gli antichi dicevano c'è la Maya, cioè la magia, al di là della quale c'è l'universo così com'è, la Madame Blavatsky, poverina. E io, sai, io facevo il chimico, la Madame Blavatsky mi sembrava una matta. Però in realtà ho dovuto in parte ricredermi, perché comunque lei, ai suoi tempi, con i suoi prerequisiti, aveva acquisito delle conoscenze e la coscienza della conoscenza. Poi non era stata capace di interpretarla bene come facciamo noi oggi, che ci abbiamo anche a disposizione la matematica e la fisica. Però dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto. Allora, questi tre personaggi sono David Bohm, Alan Aspect e Carl Pribram. David Bohm, vabbè, il primo parliamo del baffone, Aspect. Alan Aspect è un fisico particellare, fisico quantistico, il quale fa un esperimento incredibile e dimostra che l'universo non è locale. Dice, che vuol dire? Vuol dire che non c'è un qui e un lì, c'è solo un qui. L'universo è in un unico punto, tutto accade in un unico istante. E noi non ce ne accorgiamo perché? Perché il nostro lobo sinistro del cervello, dirà poi Carl Pribram, legge gli eventi uno dietro l'altro, mentre li sta guardando, li sta leggendo come su un disco, e crede che gli eventi accadano uno dietro l'altro. Invece no, sono scritti sul disco, ma se te prendi il CD e lo metti così davanti a tutti, vedete che l'universo è già scritto qui. Ancora qui torniamo all'idea come, l'universo è già scritto, allora non c'è il libero arbitrio? Ecco qua. Per fortuna interviene David Bohm, e David Bohm fa un paragone fondamentale. L'universo è un universo olografico. David Bohm è un fisico un po' più giovane di Einstein, no? Einstein diceva, tenetene conto di questo fisico che mi sembra che dica delle cose interessanti. È l'unico che si è espresso in modo positivo verso Bohm. I fisici moderni dicono, ma perché rompersi le balle con questo Bohm, visto che la fisica della piegatura dello spazio-tempo spiega tutto? Trovate questa spiegazione sul sito dell'Osservatorio Astronomico di Arcetri, dove i fisici del CICAP dicono questo. È uno con una bizzarra idea, sì, matematicamente corretta, però perché utilizzarla? C'è Einstein che spiega tutto, perché Einstein non spiega tutto, e anzi alcune cose non le spiega affatto, così come la fisica quantistica arriva fino a un certo punto, ma certe cose non te le spiega. Perché? Perché manca un parametro. Di tutti quelli che abbiamo visto, spazio, tempo e energia sono contemplati,
ma manca il parametro della coscienza. Figurati, vai a dire alla professoressa Hack della coscienza. O cos'è questa cosa così? E ti dice, va bene? Voglio dire, te sei sulla terra da 200 anni e ancora non hai imparato a parlare italiano. È un po' la sindrome del procuratore Vigna, non so se avete mai sentito parlare. Vabbè, parla toscano così, fiorentino stretto, che te fa fatica a capire, ma come, sei un personaggio pubblico, parla italiano una volta nella vita, no? No, vabbè, chiusa parete. Bohm dice, l'universo è un ologramma, funziona come un ologramma, e gli ologrammi funzionano come quella cosa che vedete lì, cioè con la luce coerente, con i raggi laser. Vedete che differenza c'è tra una luce normale e una luce laser? La luce normale, poverina, è quella lì sotto. Te mandi un raggio di luce bianca su un prisma, e il prisma separa tutte le lunghezze d'onda, e alla fine del prisma te vedi il colore dell'arcobaleno. È così che si forma l'arcobaleno. La luce arriva, viene rifratta e riflessa in parte dall'atmosfera e viene fuori quella roba lì. Invece, questo perché? Perché le diverse componenti della luce hanno lunghezze d'onde differenti. Quindi, in un mezzo che ha una certa viscosità, alcune di queste vanno più veloci, alcune di queste vanno più piano. Pensate di essere un grassone che cammina nella folla. Se invece di essere un grassone che corre nella folla siete uno smilzo che cammina nella folla, lo smilzo arriva prima. Ecco, il grassone e lo smilzo sono la luce blu e la luce rossa. Va bene? Più o meno è così. Invece, nella luce laser, che è la luce coerente, c'è solo il blu, solo il rosso, solo il bianco, solo il verde, trum, così. E non si spaparacchia la luce. Questo ci permette di fare degli esperimenti laser. Guarda come funziona il laser. Poi ti dico come funziona il nostro universo. Due immagini della stessa cosa. C'è un cannoncino che spara su uno specchio. Lo specchio divide la luce in due, una che va a colpire la lettera A, l'altra che va nello specchio dietro, che va nello specchio davanti, e che va a colpire l'immagine che nel frattempo la lettera A ha stampato sulla lastra. Bene? Guardate che cosa succede. Lo stesso raggio, si è diviso in due raggi. Uno che è andato a illuminare l'osservabile, e l'altro che lo osserva. Cioè l'osservatore e l'osservabile sono lo stesso raggio, in qualche modo. Facciamolo con i nostri pezzi. Allora, abbiamo la coscienza che è questa pallina. Questa pallina, che è Dio, decide di fare una cosa, di creare lo spazio, il tempo e l'energia. Che cosa fa? Evento numero uno. Parte il raggio della coscienza che attraverso l'atto di volontà, che è quel prisma lì, divide la coscienza in tre raggi. Vabbè, per gli amanti della fisica è il sistema RGB, cioè green, red e blu, che sono i colori fondamentali, no? Ce l'ho messi apposta, ma in realtà sono i tre assi, spazio, tempo ed energia. Va bene? Le tre manifestazioni del sé, i tre monti o mondi che voi vedete nei mandala tibetani, sotto lì, loro lo fanno coi disegni. E in un secondo istante, col raggio numero 2, va a leggere, come facevo con la lettera A, quello che ne è venuto fuori. Il raggio numero 2 colpisce il verde, il rosso e il blu. La coscienza, quando va con il suo raggio a leggere o il verde o il rosso e il blu, si può trovare in tre posizioni diverse. O ha una lunghezza d'onda completamente differente da tutte e tre, non ne legge nessuna, o meglio, le vede tutte, o ha una lunghezza d'onda coerente in fase con uno dei tre colori, che non vedrà solamente gli altri due. Quindi c'è un istante in cui la coscienza vede lo spazio, il tempo e l'energia, un istante in cui vede il tempo e l'energia, un istante in cui vede lo spazio e il tempo, e così abbiamo le tre, quattro espressioni fondamentali di corpo, mente, anima, spirito. Allora è vero, Bohm ha detto che l'universo è virtuale come un ologramma, ma è vero anche che funziona così secondo noi, quindi Bohm secondo noi c'ha ragione. Tra parentesi, qui ti dice chiaramente che la teoria dell'unificazione non esiste, perché te o leggi campo elettrico e magnetico insieme, o magnetico e gravitazionale insieme, o gravitazionale e elettrico insieme, ma tutti e tre i campi insieme non li leggi. Quindi noi, secondo Bohm, stiamo perdendo tempo. Questa è la visione che noi abbiamo dall'alto della situazione, dove il prisma rappresenta l'atto di volontà con cui le tre cose
dell'universo, la coscienza, si aprono e dai origine a spazio, tempo ed energia, che poi è la tua stessa coscienza che va a leggere, ok? Eccolo qua, noi gli abbiamo dato dei nomi, il raggio della coscienza sbatte sulla lettera A, che manda la sua fotografia sulla lastra centrale, e poi lo stesso raggio della coscienza che lo va a leggere. È un ologramma, l'universo è un ologramma. E ripartiamo con l'idea che questo sistema di forze che noi abbiamo messo in atto è un sistema vero, reale. E qui, ma sarà così o non sarà così? E la differenza fondamentale tra la fisica moderna e la fisica che in qualche modo vi sto sottoponendo io è la mancanza o la presenza dell'asse della coscienza. Facciamo degli esempi. Guardate, la fisica è strana, eh? La fisica quantistica è troppo bella perché dice delle cose che sono incomprensibili anche ai quantistici. Prendete un fotone. Il fotone è una pallina che è come un proiettile luminoso. E il proiettile luminoso ti dicono, è un'onda, te lo dico io che è un'onda, lo sappiamo noi che siamo fisici che è un'onda, come Pippo Baudo, l'ho scoperto io il fotone. L'onda, voi pensate a un'onda, cioè al mare, prendete un sasso, lo buttate nell'acqua, pluff, e l'onda si espande dappertutto, vedi? Allora, noi siamo nello spazio e nel mezzo c'è un astronauta. Ammettiamo che l'astronauta che vola nello spazio accenda un fiammifero, ammettiamo che si possa accendere, insomma, emetta un fotone. Poi abbiamo un altro astronauta lì che vola nello spazio e un altro astronauta lì che vola nello spazio, uno un po' più lontano e un po' più vicino. Il fotone si apre, colpisce il primo dei due astronauti, quello più al centro, e lo illumina. In quell'istante, una delle cose che non si comprende, la fisica non comprende, è il fenomeno dell'ammazzamento del pacchetto d'onda, si chiama così. Se la probabilità che il fotone si spanda dappertutto è vera, quando questa probabilità di x per cento, 3% colpisce me, in realtà io sono colpito non da un fotone che illumina poco, il 3%, ma da tutto il fotone. Cioè in quell'istante in cui io entro in contatto con il fotone, tutto il resto della probabilità non c'è più, il fotone si trova solo da me. Strano. Io posso accendere 1000 di questi fiammiferi e sempre e solamente il primo astronauta, quella che si trova più vicino a me, verrà illuminato. Ma una volta su 100 milioni di milioni non viene illuminato. Viene illuminato l'astronauta più lontano. E come mai? Cosa ha fatto l'onda? Ha saltato l'astronauta più vicino? Primo aspetto della questione, molto strano, vedete? Molto, molto, molto strano. Questo lo vediamo, questo fenomeno, un po' da altre parti, no? Il fotone è un personaggio strano, fa delle cose strane. Il fotone te lo metti in una cassettina e fai come nei film James Bond. Con una manovella stringi le pareti. Il fotone si accorge che le pareti stanno stringendosi e comincia a incazzarsi, perché dice, qui fra un po' mi schiacciano. E allora comincia a vibrare sempre più velocemente, più velocemente, più velocemente, fino a che le pareti diventano strette, 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 sta aumentando la sua velocità perché aumenta la frequenza dell'onda con il quale è descritto. La frequenza è legata alla velocità, sta per superare la velocità della luce e a un certo punto, miracolo, il fotone scompare. Scompare da dentro la scatola e compare di fuori. Ma da dove è passato? Sto caspita di fotone. Questo si chiama effetto Casimir, è la realtà dei fatti. Ma nessuno poi sa neanche se questo fotone sia quello scomparso. I fotoni sono tutti uguali, mi spiace, c'è scritto Giovanni e Giuseppe sopra. Non è che c'hanno la maglietta i fotoni. Ma nel passaggio da dentro a fuori la velocità è diventata superluminare, cioè immediata. Questo è un aspetto molto strano, vedi che stranezza. Guarda qui, questo mi sembra che sia l'esperimento di Moreland. Funziona in questo modo. Noi abbiamo una macchina che spara fotoni, un proiettile, pum, 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 ma di luce. Questo proiettile va a sbattere in alto a destra su quella specie di rettangolo azzurro dove ci sono due fori. Voi vi immaginereste che solo dietro lo schermo,
solo due punti avrebbero dovuto essere illuminati, i due punti in cui possono passare i fotoni che passano attraverso il buco, gli altri verrebbero tutti respinti, non possono passare. Invece no, si ottengono le figure di interferenza, cioè quelle figure che vedete lì, viene illuminato un po' tutto dietro, anche in posti dove il fotone non ci dovrebbe essere. Te lo spiego io perché, dice il solito Pippo Baudo, fisico della situazione. Perché il fotone non è un proiettile, te l'ho già detto prima, il fotone è un'onda. Quindi te prendi il proiettile, lo lanci dall'alto, il sasso, si crea l'onda, l'onda sbatte sulla superficie azzurra e si formano due onde, una che ondine piccole, una che passa nel buchino di destra e l'altra che passa nel buchino di sinistra. E le onde si allargano e quando vanno a sbattere contro la parete, ecco che un po' di fotone, un po' a destra, un po' a sinistra, un po' a destra, un po' a sinistra. Ma lo sapete che succede anche se ti spari un fotone solo? Mezzo fotone passa a destra, l'altro mezzo passa a sinistra. È un'onda. Allora, se è un'onda, cosa ha fatto lo scienziato? Che gli scienziati sono strani a volte. Si è messo dietro, di nascosto, dietro il paravento blu ed ha cominciato a guardare attraverso il buco per vedere cosa succede, ma senza farsi vedere dal fotone. Si spara un unico fotone, il fotone sa esattamente dove te ti sei nascosto e ti viene addosso e ti illumina e scompaiono le figure di interferenza. Te dici, sarà un caso, aspetta che mi metto dall'altra parte. Ti metti dall'altra parte, il fotone sa sempre dove ti sei nascosto e ti becca, come se fosse un proiettile. Scusa, ma la posizione dell'osservatore, la posizione dell'osservatore fa cambiare lo stato del fotone? Se guardo verso Roma è un'onda, se guardo verso Milano è una particella? E quando è che muovendovi da Roma a Milano c'è il cambio onda-particella? In quel punto lì cosa succede? Allora, qual è la risposta della fisica? Nessuna, la fisica non lo sa. È il conto, la matematica dice questo, quindi c'è una formula. Ho capito, ma cosa si diceva stamattina? A noi le formule ce ne può fregate meno, perché per il lobo sinistro vanno benissimo, ma il lobo destro vuole avere una risposta. Perché questa cosa accade? Questa cosa accade, secondo la fisica di Bohm, secondo Pribram, secondo Krishnamurti, mettiamoci dentro pure lui, povero disgraziato, perché non è la macchina che fa le misure, ma è l'operatore con la sua coscienza che fa le misure. Allora, questo vuol dire che a seconda della coscienza che te hai, della cosa che stai guardando, questa ti apparirà in un certo modo. Mi rifaccio al linguaggio alieno, Ashtir, Aixtar, Astarte, Astarotte. Se tu credi che l'elettrone sia una farfalla, lo vedrai come una farfalla. Se credi che sia un'onda, lo vedrai come un'onda. E se hai coscienza per vederlo come un proiettile, lo vedi come un proiettile. In altre parole, se voi fate questi esperimenti, andate nello spazio a volare nello spazio, a sinistra ci avete il Sole e a destra ci avete la Luna, nel mezzo, l'astronave 2001 di sera nello spazio, vedete tutto buio. O sapete quanti fotoni vi passano davanti? Non ne vedete nemmeno uno. Perché? Perché la luce è invisibile. A meno che non vi tocchi. Se vi tocca, vi illumina. Cosa vuol dire? Vuol dire che te ti accorgi e misuri e interagisci con qualcosa solo e solamente se questa cosa interagisce con te. E con la parte di te quale? Con lo spazio? Col tempo? Con l'energia? O con la coscienza? E qui è banale, interagisce solo con la coscienza, perché la coscienza è l'unica di quelle quattro cose che abbiamo messo sul paniere che ha la possibilità di accorgersi di qualcosa visto che l'ha creata lui. È il raggio che legge la coscienza, se stesso, come fotone. Se io prendo un pennarello e lo metto in questa stanza, il pennarello viene illuminato, ma lui mica si accorge di essere illuminato. Io mi accorgo che il pennarello è illuminato perché i fotoni sbattono sul pennarello e poi vengono verso il mio occhio, importandomi l'informazione, ho sbattuto sul pennarello prima, e io lo vedo. Questo è quello che accade. Allora non è la macchina che fa le misure, ma è la tua coscienza. Fermi tutti, perché questo vuol dire che l'evoluzione dell'universo, lo vedete, questa è la nostra galassia, così grande, è nella coscienza.
primo aspetto fondamentale. Io mi accorgo degli alieni e li vedo in modo diverso, mano a mano che acquisisco coscienza. All'inizio l'alieno mi sembra mio nonno, poi mano a mano che lo guardo bene, non è mio nonno, c'ha anche la coda. Mano a mano che lo guardo bene, scopro che è alto 2,40 m ed è anche senza vestiti, con tutte le scaglie. E fa... quando respira, questo respiro se lo senti nell'orecchio, poi, e piano piano che acquisisci coscienza, tra, eccolo che lo vedi bene l'alieno, che non ti frega più la prossima volta, perché hai acquisito coscienza, non ti frega più. Il discorso, allora, tornando un attimo indietro, è il seguente: l'universo non è locale, non esiste né lo spazio, né il tempo, né l'energia, ma è solamente un ologramma. Porca puttana, ma noi siamo qui, in questa sala, che sarà lunga 30 metri, eccetera, eccetera. Com'è possibile tutto ciò? Alan Aspect te lo dice. Ci penso io, come Pippo Baudo, questa volta trasformato in fisico. Vedete? Il pesce di destra, quando noi lo guardiamo, fa le stesse cose che fa il pesce di sinistra. Al contrario, sembrano che questi due si passino le informazioni tra di loro. Che strano, i fisici dicono parametri nascosti. Quando non sanno cosa dire, ci sono i parametri nascosti, perché saranno nascosti, ma devono essere parametri, cioè il fisico dice misurabili, se no siamo rovinati, se una cosa non è misurabile ci serve a spararsi nelle palle. Il fisico lavora sulla misura, te lo dice dall'inizio, bisogna misurare le cose per essere sicuri che la nostra teoria sia giusta. E quando gli vai a dire al fisico che non c'è niente da misurare, che è tutto finto, che non c'è lo spazio, che non c'è il tempo, ma che è solo una impressione olografica, poi vedremo che non è così perfettamente, è quasi così. Cosa fa Alan Aspect? Fa un esperimento di questo tipo, che poi lo possiamo anche rifare noi, voglio dire, qui. Prende una particella subatomica, ne prende un'altra, una la mette qui sulla Terra e l'altra la mette sull'Alfa dei Centauri. Queste due particelle subatomiche sono collegate tra di loro. Fate conto che siano due fratelli gemelli. Una, quando alzi la mano destra, l'altra deve per forza alzare la sinistra, sempre. Sono collegati animicamente tra di loro. Quando uno alza la mano destra, l'altro su Alfa dei Centauri alza la mano sinistra. Come è passata l'informazione tra uno dei due gemelli all'altra? Immediatamente. Perché passa immediatamente, dimostra Alan Aspect coi conti. Poi l'esperimento è stato anche fatto, non andando su Alfa dei Centauri ovviamente, ma in un laboratorio. L'informazione dovrebbe andare al massimo alla velocità della luce. Quindi quell'altro dovrebbe alzare la mano dopo 2000 anni, che sarà che è arrivata la luce, a sua Alfa dei Centauri, ci mette molto meno, ma insomma, tanto tempo. Invece subito, perché? Dice il fisico, è sbagliata l'idea che la velocità della luce sia un limite? Invece è un limite. Oppure non esiste lo spazio-tempo, e i due fotoni, i due elettroni, le due particelle sono in realtà nello stesso punto. A noi ci appaiono distanti, ma non è vero, perché l'universo è finto. È tutto in un unico punto, è una maglia, è una magia. E lui dice, guardate, prendete un... perché? Perché i due fotoni sono lo stesso fotone. Non ci sono due eventi, c'è un unico evento. Prendete questo unico evento, per esempio quello di questo pesce, e inquadratelo con due telecamere, uno da destra e uno da sinistra, e voi guardate sul monitor quello che fa il pesce. Vi sembreranno due pesci che ognuno fa l'opposto di quello che fa quell'altro, ma solo perché ci sono due punti di osservazione, ma il fenomeno è uno. Mi fai tornare un attimo all'esperimento di prima di Moreland, quello che fa vedere i fotoni che ogni tanto si comportano da particelle, ogni tanto si comportano e te a seconda di dove ti metti, a seconda di dove ti metti che ne hai una coscienza diversa, ecco qual è il problema. Quando te sei dietro allo schermo azzurro, questo, quando te sei dietro allo schermo azzurro, c'è un unico punto in cui la tua mente, il tuo cervello, il tuo lobo destro e il tuo lobo sinistro fanno la misurazione. Tu e il fotone vi trovate in un unico punto insieme. E quindi tu vedi il fotone come un unico evento, una particella. Quando te sei invece da quest'altra parte e vedi e fai due misure contemporaneamente, cioè il tuo cervello cerca di vedere a destra e a sinistra cosa sta facendo il fotone, che non passa né a destra né a sinistra perché è a destra e a sinistra contemporaneamente, si formano le figure di interferenza. Cioè, il tuo cervello, soprattutto il lobo destro, vede due eventi, come se fossero uno, in un modo differente. Somma le due fotografie,
del territorio, come se vedesse Napoli e Torino insieme. Non ci capisce niente. Questa cosa qui accade in ipnosi. Questa cosa qui accade in ipnosi. Prendi il soggetto, lo metti in ipnosi, parli con la parte animica e gli chiedi: quanti contenitori ha il tuo corpo? Tanti. Perché vede i contenitori delle sue vite passate, che poi vedremo non solo vite passate, vede i contenitori presente e vede i contenitori delle vite future. Quanti sono? Tanti. Quanti? Tanti, tanti. Non riesce a vederli distintamente, mai. Quando te gli dici, ora che ti collegherai col numero 25, in Egitto, dove te sei un operaio che sta costruendo la piramide, dico la prima cazzata che mi viene in mente, e lui tu ti descrive esattamente quel fenomeno. Anima descrive un evento alla volta, spazio temporalmente, se gliene fai vedere due insieme non ci capisce più niente. Cosa vuol dire questo da un punto di vista fisico? Ogni evento fisico è rappresentabile con un'equazione d'onda da uno stato quantico dell'equazione d'onda. Quando tu vedi un unico stato quantico ne vedi uno, ma quando te ne vedi due vedi la somma degli stati quantici, quindi non capisci più niente e ti si formano le figure di interferenza. Cosa vuol dire questo? Che il fotone non è né un'onda né una particella, è la coscienza che tu hai in quel momento, che se te fai una misura in un unico punto spazio-temporale te lo farà vedere bene, ma se te lo vedi male è perché sta cercando di vedere il fotone come sarebbe se fosse a destra e se fosse a sinistra contemporaneamente. Figure di interferenza, è un grande casino. Questa è una delle figure create per dimostrare il paradosso di Rosen, Einstein, Potocki. Questi tre si facevano la guerra tra di loro. In realtà erano d'accordo questi tre, Rosen, Einstein e Podolsky, ma la guerra la facevano con Bohr. Tre fisici della fisica della relatività, einsteiniani, convinti, relatività, quell'altro fisico quantistico. Ma non solo, fisico quantistico marxista-leninista, gli altri religiosi, Dio, Einstein, ebreo. Dio. Dio non gioca mica a dadi, questo di qua. Se giocava a dadi perdeva. Capito? Cioè, due filosofie di vita completamente differenti, due studi completamente differenti. Uno si basa sulla probabilità che accadano le cose e l'altro invece sul fatto che le cose sono fatte così. Einstein e Podolsky e Rosen dicono a quell'altro: la tua teoria è sbagliata, perché non spiega tutto? Guarda, facciamo finta che noi siamo due guerrieri ninja e lanciamo un elettrone a destra e un elettrone a sinistra, in alto, uno a Roma e l'altro a Milano. Vedi le rotelline? I due elettroni quando nascono, nascono in modo tale che uno gira a destra e l'altro gira a sinistra, come rotellina. Quando arriva quello a Milano che gira a destra, sai che dall'altra parte a Roma quell'altro girerà a sinistra. Gli hai fatto quasi la lettura del pensiero, va bene? Però, dice Rosen e Einstein, non si sa nulla se i due, uno dei due elettroni è girato, vedete nella terza fila, in un altro modo, perché siccome è di piatto, te non lo vedi se gira a destra o se gira a sinistra, quindi te, quando ti arriva uno dei due, non sai l'altro da che parte girerà, quindi è incompleta questa teoria, le teorie incomplete sono sbagliate, la mia è più bella. In realtà le cose non stanno così, è l'osservazione che fa la qualità dell'informazione. Te devi metterti in condizione di capire che questi non sono due fenomeni, ma è un fenomeno unico. Cioè la nascita di due fotoni, di due elettroni, è un unico fenomeno fisico. Vogliamo vederla in un altro modo? Noi abbiamo usato per ora lo spazio. La vogliamo vedere nel tempo? Così ti spiego come la parte animica va a vedere nel passato cosa succede. Allora, lo stesso esperimento di Rosen, Einstein e Podolsky lo facciamo in questo modo. Ci abbiamo tre fotogrammi. Nel passato, nel presente e nel futuro. Nel passato nascono le due particelle, una che gira a destra e l'altra che gira a sinistra. Le identificate con questi due aggeggini di colore diverso. Nel presente io li vedo passare davanti a me, uno che va a Roma e l'altro che va a Milano. Fum, fum. Uno che gira a destra e l'altro che gira a sinistra. Arriva nel futuro, so che arriveranno uno che gira a destra e l'altro che gira a sinistra. Benissimo, meraviglioso, è proprio così. Tappiamo il passato. A un certo punto, nel presente, io cosa faccio? Guardate, vedete com'era il presente prima? Io lo sto alterando. Sapete che cosa ho fatto?
non sto guardando che cosa sta succedendo nel passato, nel presente, tum, prendo al volo uno di questi elettroni che passa e gli cambio il giro, gli dico te giravi da destra verso sinistra, da oggi girerai da sinistra verso destra. L'altro, sono legati insieme come fratelli gemelli, sente immediatamente che uno dei due gli hanno cambiato rotazione e anche lui si mette a girare nell'altra strada, nell'altro senso. E arriverà nel futuro tutti e due rigirati. Che cosa è successo nel passato? Zacchete. Nel passato, guardate, trink, trink, questo era il passato di prima. Questo è il passato di ora. Nel passato, siccome il passato non esiste, perché non esiste lo spazio e quindi non esiste neanche il tempo, nel passato, quando io ho modificato il presente, ho modificato automaticamente l'istante in cui l'elettrone era nato, imponendogli a lui di nascere non girando verso destra, ma girando verso sinistra. E questo ha imposto al suo partner di girare nell'altro senso. E quindi non è che io ho mandato la mia informazione solamente nello spazio, ma l'ho mandata nel tempo, cioè ho modificato il tempo. Nel presente, cambiando, fermando l'elettrone, facendolo girare in altro senso, ho automaticamente cambiato il futuro, ma ho automaticamente cambiato anche il passato, perché non esiste il passato, il presente e il futuro. Cambiando il passato è cambiato anche l'altro elettrone, perché tutti e due devono per forza, per legge fisica, nascere in modo anti-orario l'uno con l'altro. Ma se questo è vero, se questo è vero, allora si può cambiare il passato. Ma se questo è vero, è proprio vero che alcuni scienziati dicono che gli umani hanno creato l'universo come se fosse un computer. Cioè che noi siamo in un computer in cui basta che cambiamo sapientemente dei parametri e accadono queste cose. Ma allora come è fatto l'universo? È una griglia. Una griglia quantizzata. Oh, la chimica quantistica, la fisica esiste, è quantistica. Cosa ti dice? Ti dice che l'energia è quantizzata, cioè non è lineare. Te spingi sull'acceleratore dell'automobile e a secondo di come spingi la macchina va un po' più piano o un po' meno piano, no? Non credere che sia così. È a scalini, scalini talmente piccoli che te non te ne accorgi. Una caramella, due caramelle, tre caramelle, ma una caramella e mezzo non c'è. Va bene? Allora, questo vuol dire che se ciò è vero, c'è la probabilità di scoprire che alcuni scienziati hanno visto che anche lo spazio era quantizzato e hanno pubblicato questi lavori, e altri scienziati hanno visto che è quantizzabile anche il tempo. Assolutamente sì, perché in una forma come E uguale a MC al quadrato, se è quantizzabile l'energia deve essere quantizzabile la velocità, e due rapporti di cose quantizzate danno per forza una massa quantizzata. Non ci sono problemi. Ma se lo spazio, il tempo e l'energia sono quantizzati, l'universo non è un'unica fascia, è fatta di momenti sì, momenti no, momenti sì, momenti no. Ammettete che questo sia lo spazio e il tempo. Ci sono momenti illuminati, vedete? In cui c'è lo spazio e il tempo. E momenti in cui non c'è niente. Perché non c'è niente? E come saranno lontani tra di loro queste sferettine? Saranno molto lontane, saranno molto vicine? C'è una sola possibilità, che queste sferettine siano una dentro l'altra. Ora ve lo faccio vedere, troppo. Ve lo voglio far vedere subito se lo trovo. Ecco, queste sferettine. Sapete che è stato calcolato anche quante sono queste sferettine? Perché si sa la lunghezza dell'universo, si sa la sferettina più piccola quanto deve essere. Max Planck ha studiato e ha detto che le sferettine hanno una lunghezza di 10 alla meno 33 cm e un tempo di 10 alla meno 44 secondi, tempo di Planck, lunghezza di Planck, se non mi ricordo male. E quindi queste sferettine sono piccole piccole, l'unica possibilità è che le sferettine siano una dentro l'altra. Sono 10 alla 183 sferettine, l'universo è fatto di 10 alla... Se fai il conto, lavorando con alcuni sullo spazio, ti viene la stessa misura, 10 alla 90, che otterrai 10 alla 90 sull'asse del tempo. E siccome spazio, tempo ed energia devono avere lo stesso numero di sferettine, 90 per 3 per 9 viene fuori 10 alla... quel numero lì, viene fuori quel numero lì. Ora, voi capite, senza fare i conti, ovviamente, che il tempo, lo spazio e l'energia è un cubo. Grosso modo, va bene? E dentro questo cubo c'è una cosa che si chiama principio di indeterminazione. In realtà i principi di indeterminazione sono tre.
Cioè, l'errore che fai leggendo il tempo, e magari fai bene una misura sull'energia. Un esempio. Questo bicchiere, so esattamente che è qui in questo istante, ma non so che energia ha. Lo sapete perché ciò accade? Questo si chiama principio di determinazione di Heisenberg. Heisenberg, anche lui, del gruppo dei marxisti-leninisti. Quindi lui, fondamentalmente, determinista. E scrive nelle sue memorie, ma proprio a me mi toccava scoprire l'indeterminismo, per cui gli hanno dato anche il premio Nobel. Proprio a me, che scusa, cioè, voglio dire, ha una crisi lui, quando scopre questa cosa. In realtà i principi di indeterminazione si possono scrivere in diversi modi, e quindi sono tre. Delta E per delta T, delta E per delta S, delta S per delta T. Cioè, io ho difficoltà a localizzare un punto su questi tre piani, che sono il piano dello spazio-tempo, il piano dell'energia dello spazio, il piano dell'energia del tempo. E qui si capisce una cosa fondamentale. Non voglio entrare in un discorso molto complicato, però che l'universo è fatto, la coscienza ha costruito l'universo non con i numeri come facciamo noi, ma con un numero a caso, e ha costruito tutto su 3,14. È pi greco. Pi greco è quello che lega queste tre misure insieme. Questo è il cosiddetto rotone di Planck, ed è qui che dobbiamo andare dentro, perché qui c'è la nostra coscienza. Vedete, il rotone di Planck è quella particella piccola dentro la quale ce n'è un altro uguale, un altro uguale, un altro uguale, un altro uguale, 10 alla 183 uguali, e ci sono gli assi dello spazio, del tempo e dell'energia. In realtà, voi è come se foste seduti, ognuno, ammettiamo che ognuno è una di queste particelle, voi siete seduti sulla pallina centrale, che è la vostra coscienza, e state con questa sedia tipo Luna Park, guardando quel schermo sferico che è la rappresentazione di tutta la realtà. Questo è quello che succede. Allora, guardate come il lobo destro e il lobo sinistro ragionano in modo completamente differenti tra di loro. Vedremo poi perché la coscienza fa questo lavoro e dice che l'elettrone è il fotone è un'onda o è una particella. Lo vedremo fra un attimo. Ci sono i tre assi, vedete? L'asse dell'energia, del tempo e dello spazio. Quando il rotone gira, il tempo, lo spazio e l'energia, che sono diventati E1, T1, S1, sono in un'altra posizione. Nell'istante in cui io sto guardando una diapositiva dal centro, seduto sulla sediolina, poi dopo un po' ne vedo un'altra, un altro spazio, un altro tempo e un'altra energia. Mi è cambiato qualcosa. Ho semplicemente spostato il bicchiere da qui a qui. Ok? Bene. Eccolo lì. Lì sono come con una telecamera. Sulla mia sediolina del mio cinema e sto leggendo variazioni di spazio, variazioni di tempo e variazioni di energia. I due lobi del cervello, il destro e il sinistro, secondo Carl Pribram, sono due lettori di ologrammi. Cotto? Proprio come diceva Bohm. Allora anche lui, che è un neurofisiologo che non c'entra niente, dice che l'universo è finto. L'universo è finto? È certo. Carl Pribram prende il solito topo, anzi ne prende tanti, li prende e gli comincia a tagliare il cervello. Perché? Perché lui vuole vedere dove sta la memoria, se riesce ad isolarla. Taglia oggi, taglia domani, questo topo sente un po' rincoglionito, però si ricordava bene dove era il cibo. Pribram, nei suoi esperimenti, conclude che la memoria non è nel cervello. E dove? È fuori. E perché questa cosa è importante? Perché sennò io col cavolo che faccio recuperare le ibrosi la memoria dei nostri adotti? Punto numero uno. Ora ci arriviamo. Perché è così? Intanto vediamo strutturalmente come funziona questa cavolo di memoria. Allora c'è un ologramma esterno che io ho chiamato LGO, lettore di griglia olografica. La cascia la chiamavano gli antichi. Un posto dove c'è la biblioteca d'Alessandria, cioè tutti i ricordi di tutti quanti, di tutte le esperienze, di spazio temporale, di tutto. Il mio cervello, quando guarda nel passato, siccome il passato non esiste, io non posso ricordarmi una cosa, perché non c'è il passato. E allora quando mi ricordo di una cosa, cosa cavolo faccio? Non c'è il passato statico, come una fotografia fissa, ferma. C'è un passato dinamico. Vado a vedere com'è il mio passato ora, rispetto al presente di ora.
vado a vedere come girano gli elettroni ora secondo il fatto che io oggi me lo sono visto girare in senso orario. Non esiste il passato, il presente e il futuro. Cosa dice Sant'Agostino? Disgraziato ci si è messo anche lui. Sant'Agostino dice esattamente quello che dice Bohm. Non esiste il passato, il presente e il futuro. Esiste il passato corrispondente al presente, il presente più presente ed il futuro corrispondente al presente. Sant'Agostino, chi l'avrebbe mai detto? Ha avuto un'illuminazione. Ed è quello che accade. Noi, quando guardiamo, mi ricordo nel passato, quello che succede è che i miei due lobi, il lobo destro e il lobo sinistro, due parti di questo settore del cervello, vanno a leggere sotto forma di ologramma virtuale nel dischetto dove c'è il mio passato ora. E te lì vedi tutte le traversine che hai passato, vedi tutte le cose, vedi, con una certa velocità angolare, omega R, si chiama così, velocità angolare. Se te fai lo spazio diviso il tempo, lo spazio di Planck, diviso il tempo di Planck, perché quella è la pallina di Planck, una delle sue due palline, è quella lì, viene fuori che omega R al massimo è uguale a C, dove C è la velocità della luce. Questo vuol dire che il lobo sinistro legge radialmente, ricordandosi tutto, con una limitazione. La sua velocità del pensiero è quella della luce. Non può fare di meglio. Nella visione spazio-temporale, spiaccicata su un piano, dove lo spazio e il tempo, i quattro bolle rappresentano quattro punti, quattro sferettine quantizzate di Planck, il passaggio è lineare tra la sferettina A e la sferettina B. Invece, in realtà, nella visione più corretta, dove la coscienza non è più un asse, ma è un punto, perché la coscienza non può essere, ora lo possiamo dire, descritta, perché è una realtà reale, non è una realtà virtuale, quindi il punto è quella cosa che è una cosa ideica, appare così. Invece, il lobo destro, che è totalmente atemporale, risiede lì il ragionamento animico, da Roma a Milano legge i due eventi, Roma e Milano, in senso radiale, contemporaneamente, azzerando il tempo di lettura che c'è tra Roma e Milano, T1-T2 uguale 0, cioè immediatamente, a velocità transluminare infinita, legge l'informazione Roma, legge l'informazione Milano. Ho capito, ma qual è il problema? Il problema è che le due stati quantici, Roma e Milano, che sono due eventi fisici, così ricordati, appaiono come la somma dei due stati quantici, delle due funzioni d'onda. Quindi, invece di vedere Roma e di vedere Milano, te vedi un casino in testa che è la somma delle due fotografie. Questa è la limitazione del lobo destro. Questa è la limitazione della visione della parte animica. È questo che dà le figure di interferenza quando io faccio l'esperimento di Moreland. Ma noi abbiamo due lettori, la parte destra e la parte sinistra. E sapete perché questi sono potentissimi? Perché permettono di vedere e di sentire l'universo scavalcando il principio di indeterminazione di Heisenberg. Heisenberg, premio Nobel per la fisica, dice che io quando osservo una cosa, l'osservatore sono, perturbo l'osservabile. In qualche modo, e la cosa bella di questo principio di indeterminazione è che te non sai perché c'è. Sai che esiste il principio di indeterminazione, ma nessuno ti ha detto, ma perché esiste? Dio ha fatto l'universo così. Non capisco. No, invece c'è un motivo, perché tu stai guardando te stesso, perché non esiste lo spazio-tempo, tu stai guardando un'altra parte di te, perché te e lui siamo la stessa cosa, solo che non ce ne accorgiamo, mascherati da una identità differente, un serpente nel deserto, che ha la coda che gli spunta dalla sabbia e la testa che gli viene fuori, lui si gira, vede la sua coda e crede che sia un altro serpente, sto coglione. È qui che nasce il principio di indeterminazione di Heisenberg. Quando Galileo vede la lampada del battistero che si muove, ma quando mai si è mossa? Quella pesa 900 kg. Lui vede la lampada come si sarebbe mossa se si fosse mossa, cioè vede in modo relativistico, usando il lobo destro più che il lobo sinistro nella sua osservazione. Quando si sveglia da questo momento di buddità, noi avremmo detto s'era cannato. Invece no, esce da questo momento di buddità
e lo deve spiegare agli altri scienziati, e quindi usa un linguaggio che, per quanto possa essere bello e meraviglioso, il linguaggio della matematica è un linguaggio, la matematica non è una scienza, solo i matematici italiani considerano la matematica una scienza, gli americani no, è un linguaggio, con tutte le imperfezioni del linguaggio. E c'è l'indeterminazione. Più cerco di vedere l'energia, più il tempo, più lo spazio mi sfuggono. Questo perché? Perché con la macchina dello scienziato, che non ha ancora capito che è la sua coscienza che fa l'osservazione e non la macchina, lui cerca di fare una cosa sbagliata. Lui cerca con un'unica macchina di misurare due aspetti della stessa realtà. Due aspetti della stessa realtà. Questo è un telefonino. Io ho la coscienza che è un telefonino e un telefonino. Ne voglio misurare il momento, l'energia e lo spazio. Uno riesco a misurarlo, l'altro no, perché con la stessa macchina io cerco di fare due misure che si competono l'una nell'altra e si infastidiscono, diciamo così, si interagiscono tra di loro. Invece, se io uso il lobo destro e il lobo sinistro per guardare due aspetti, quindi due macchine, per guardare due aspetti di questa cosa, una che è una roba fatta d'alluminio, uno che serve per telefonare, queste due misure che io faccio contemporaneamente non interferiscono tra di loro, perché non sono commutabili, direbbero i chimici fisici, i fisici. Cioè, una non ha l'asse del tempo, il lobo destro, questo di qua. Una non ha l'asse dello spazio, quindi lo spazio e il tempo non interferiscono tra di loro in questa misura. Mando il lobo destro e il lobo sinistro, le due misure, alla mente, la mente fa in genlock, sovrappone le due cose e io ho la realtà delle cose. Questo può accadere, quindi, e posso fare la misura contemporanea di due aspetti della stessa realtà solamente se ho la coscienza di spirito, lobo sinistro, anima, lobo destro, attrezzate per fare una cosa del genere, cioè se ho la coscienza che lo posso fare. Questo è quello che succede esattamente in ipnosi. E abbiamo altre prove che le cose stanno così. Come fa l'alieno quando ti prende? L'alieno blocca il tempo, blocca lo spazio. Perché? Perché non esiste lo spazio e il tempo. Cosa fa l'alieno? Guardate, questi sono gli eventi della nostra vita. Evento 1, 3, 4, 7, come un film quantizzato con tante, con una serie di slide una dietro l'altra. Che tra una slide e l'altra non c'è niente, perché il film è la rappresentazione della vita quantizzata. L'alieno arriva con il suo elicottero e si mette, mentre la tua pellicola viaggia nello spazio e nel tempo, così scorre, si mette accanto alla pellicola e corre con la stessa tua velocità. Accanto a sé, sempre lo stesso fotogramma. Ti piglia da lì, in qualche modo. E te cosa vedi? Vedi proprio questo, che spariscono completamente dall'ambiente in cui sei tutte le persone. Non c'è più nessuno, ci sei solo te. Ci sono i mobili, ci sono le cose non viventi. Sapete che io ho trovato uno degli articoli che parla della fisica di Bohm, che dice, se Bohm ha ragione succede questo, cioè solo la tua coscienza rimane all'interno del fotogramma e tutti gli altri scompaiono. E cosa mi dice l'addotto? Sono venuti, sono loro, guarda, non c'è neanche più il pesce nell'acquario. Chiamo la mamma, ma questa non viene. Certo, non c'è più nessuno. Guardo per la strada, non ci sono le macchine. Sono in aereo, mi sveglio e non c'è neanche il pilota. Così ti dicono. È proprio quello che accade in questi eventi. È quando ti, nello spazio, vedi, e poi nel tempo, gli eventi scorrono. L'elicottero illumina uno di questi eventi, è come se lo bloccasse, perché ci viaggia spazialmente o temporalmente assieme. Questo cosa vuol dire? Vuol dire una cosa fondamentale, che noi abbiamo un passato, un presente e un futuro. Facciamo la prima misura ora, in basso. La linea del tempo è questa sbarra di metallo, azzurra. Io sono nel presente, nel mezzo, nella linea gialla, in basso. Guardo il mio passato e guardo il mio futuro. Fra un secondo sono di sopra. Guardo il mio passato che corrisponde a ora, che non è più il passato di prima. E così non è più il futuro di prima. Cioè, il passato è in evoluzione.
non c'è un album di fotografie in cui esiste la fotografia statica, è un album di fotografie in cui la fotografia del passato cambia in continuazione. E perché? Lo sapete perché cambia in continuazione? Ma come? Non era un evento, è passato. Cambia per il semplice fatto che la tua coscienza di ora, presente ora, sta cambiando e quindi l'interazione con il resto dell'universo cambia, come cambia l'interazione con il passato. La programmazione neurolinguistica non se ne accorge, ma funziona con questo principio. Facciamo un esempio. Questo è un altro modo di vedere. Ieri la pallina gialla era qui, ora è un pochino spostata verso il passato e dopo sarà ancora spostata verso il passato perché è un evento che nel frattempo si allontana da noi. Mentre il mio presente è diventato la pallina rossa che diventerà dopo la pallina verde. Vedete che la pallina gialla, mentre va nel passato, sembrerebbe sempre la stessa. E invece non è così. Questa è l'idea di come noi pensiamo che sia il passato. La pallina gialla cambia costantemente perché sta cambiando tutto il resto. Cosa dice la programmazione neurolinguistica? Voglio smettere di bere, sono un alcolista, vado dal PNLista, il PNLista mi dice: guarda con la tua mente, fai il modello mentale, te ti vedi davanti al bar che c'hai a casa tua, lo apri e cominci a vedere le bottiglie che diventano piccole, 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 mentre te diventi alto, 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 alto e addirittura esce un cattivo odore da queste bottiglie che ti fanno schifo, lo senti dentro, lo senti la simulazione mentale, lo senti che schifo. E a un certo punto l'odore diventa talmente alto che il bar diventa talmente piccolo che scompare. Hai voglia di bere? No, che schifo. Guarda nel tuo futuro ora e vediti nel tuo futuro che non stai bevendo. Vediti nel tuo futuro che stai bevendo l'acqua minerale. Lui fa questa simulazione mentale e ha fatto la riprogrammazione con la sua coscienza di quelli che sono stati gli eventi del passato e gli eventi del futuro. La vogliamo applicare questa cosa al problema degli adduzioni? Guarda come si fa. Dopo arrivo con le domande. Guarda come si fa. Prendi il soggetto, lo metti in ipnosi e gli fai ricordare l'ultimo evento. Sono venuti gli alieni, si è aperto il muro, è entrato il serpente, mi ha preso e mi ha portato via. Eccetera, eccetera, eccetera. Gli fai completare tutto il racconto, lei ritorna a casa, si rimette a letto. A questo punto scendi con l'ipnosi e parli con la sua parte animica. E alla sua parte animica gli dici di andare al primo momento, al primo istante, al primo punto in cui lei è nata, l'universo. Fum, lì. E lei ci va, perché lo spazio tempo non c'è, ci va. E da lì, con una telecamera in esterna, ti racconta cosa vede. L'universo, le galassie, tutte le sue vite, tutti i suoi contenitori. Ha una visione da lì di tutto. E io gli dico, scusa, ma vedi che te c'hai tutte queste esperienze da fare, che in realtà stai facendo e che in realtà hai già fatto? Sì. Le vuoi rifare ancora? No. Cancelliamole. E come si fa? Colpo di spugna. La tua atto di volontà, basta. Tu ora penserai che queste cose non ci sono più e le vedrai scomparire davanti a te. Fatto. Bene, la prendi, la riporti a descrivere l'ultima volta che sono venuti gli alieni. Bene, si è aperto il muro, è entrato il serpente e ora che succede? Mi sono alzato e gli ho detto al serpente: fanculo, con te non ci vengo più. Il serpente si gira e se ne va e da quel momento lei non viene più presa. Torna a casa, mi telefona un giorno dopo, due giorni dopo e mi dice: sai, è successa una cosa strana. Io ho scritto le mie memorie di tutti questi anni, di tutta questa vita con questi strani esseri, e le ho rilette. E allora che succede? Sì, le ho scritte io, ma questi ricordi mica mi appartengono più. Non mi appartengono. Non ci sono più. Questo perché hai interagito con quello che è il passato, utilizzando la fisica di Bohm e la programmazione neurolinguistica, che non sa nemmeno che queste cose sono la stessa cosa. Troppo divertente. Allora, e funziona in questo modo. Le tre coscienze, che sono una nello spazio e una nel tempo, e sono la coscienza di spirito nello spazio e la coscienza nel tempo, che è quella soprattutto di anima, vedete? Eccolo qua. Spazio e spirito. Spazio e spirito. Anima e tempo, anima e tempo. E poi c'è la mente, e la mente è sull'asse dell'energia, l'abbiamo messa.
E quindi noi abbiamo un modo di leggere l'universo che è un primo film, un secondo film, un terzo film, un quarto film, in cui il presente è la cosa che sembra che sia in movimento ed è l'unica realtà in realtà vivente, dove il passato cambia in continuazione e il futuro lo stesso. Se io vi dico il futuro cambia a secondo del vostro presente, non ci trovate niente da ridire. Certo, a secondo che io decida di bere un bicchiere d'acqua o di non berlo, avrò il futuro sete o no, no? E allora, se non avete problemi nel capire che questa cosa accade nel futuro, non ci devono essere problemi neanche nel capire che accade nel passato, perché non c'è il passato, il presente e il futuro, ma è tutto in un unico istante. E sono queste cose collegate lungo l'asse del tempo dalla parte animica, perché la parte animica non ha asse nel tempo. La parte animica ha a disposizione un certo numero di contenitori, i tuoi contenitori delle vite passate e i contenitori delle vite future. Come? Allora, esistono le vite passate, esistono le vite future. E qui abbiamo capito una cosa fondamentale, che rimette in gioco tutto l'aspetto dell'ipnosi. Non c'è più l'ipnosi ericksoniana, da ora in poi è un'altra cosa. Perché Erickson dice, ti faccio rivivificare il ricordo del passato. Non è vero che te rivivifichi il ricordo del passato, te lo vivi ora. Quel passato che corrisponde a questo presente. Ci siamo accorti di questa cosa quando un giorno, per sbaglio, c'ho il mio, la dotta, che in quel momento era lì, che mi descriveva, stava in una base militare della Marina italiana, dove c'erano i militari, c'erano questi cilindri in cui c'erano dentro questi alieni e questi militari. E la parte animica è staccata dal corpo e segue la scena dall'alto, come una telecamera, in esterno. E io faccio delle domande alla parte animica e gli spiego delle cose. A un certo punto la parte animica mi legge nella testa la domanda che gli stavo per fare e mi risponde dicendomi, vuoi che ti dica chi sono i militari? Se vuoi, un attimo che leggo. Passano 20 secondi e poi, Rossi Giovanni, gruppo Sanguigno Tante Italia, numero di telefono tot, Giovanni Franceschetti, numero tra, fermo, la fermo subito, se no finiamo, eravamo ancora lì. Esco dall'ipnosi, questa cosa non mi tornava. Perché? Perché se il soggetto aveva interagito con il passato statico, non poteva fare una cosa che nel passato non aveva fatto. Invece stava interagendo con il passato modificandolo e prendendo delle informazioni da lì. È da lì che mi è venuta l'idea che Bohm aveva ragione. Ecco come è venuto fuori questo strano discorso. E qui il problema è legato a questi due signori. Sono uno è Brian Weiss e l'altro è questo Thomas Benedict. Thomas Benedict ha una esperienza di vita oltre la morte. Benedict sta per morire di cancro. È lì da due mesi che sta davanti alla sua segretaria che sta aspettando di crepare. A un certo punto crepa. Nel crepare esce dal corpo e parla con questo strano essere luminoso che gli dice io sono te, vuoi che sia Krishnamurti, vuoi che sia Buddha, vuoi che sia Gesù, io sono quello che sei te e ti spiego tutto e gli fa una spiegazione esatta della fisica di Bohm, dell'universo. A un certo punto lui dice ma porca puttana, varrebbe la pena che io queste cose le raccontassi, ah non c'è problema, vuoi che le raccontarle? Tornerai a vivere. E dice, io, nelle sue memorie, mi aspettavo di rientrare nel corpo di un bambino piccolo, lì so assai, e invece mi sono ritrovato nel mio corpo, completamente guarito. Che ganza questa cosa! Brian Weiss, psichiatra americano, usa l'ipnosi regressiva per curare. Perché lui dice, se a te ti fa male un dito, il problema è che magari al tempo degli antichi egizi ti era cascato un pietrone sul dito, che questo trauma non l'hai in qualche modo saputo gestire e quindi il karma, perché poi vengono usate tutte queste parole strane, te lo porti dietro, il tuo destino. Allora io ti riporto a rivivere nella vita passata, il tuo passato, in qualche modo ti faccio capire che se ti è cascato un pietrone sul dito non è la fine del mondo e te insomma supererai questo trauma. E funziona, guariscono i pazienti di Weiss, ma non perché funziona come dice Weiss, perché la coscienza dell'anima, del tuo contenitore presente, è la stessa coscienza dell'anima del tuo contenitore passato, perché l'anima è sempre la stessa, che va nei diversi contenitori come
passando dall'uno all'altro in un tempo minore del tempo di Planck. Quindi è vero che c'è un solo istante in cui la tua anima è nel tuo corpo e mai contemporaneamente in due, ma il tempo di differenza tra l'uno e l'altro è talmente piccolo sotto il tempo di Planck che in realtà la tua parte animica è in tutti i tuoi contenitori. La tua parte animica ha una coscienza, sì, è la stessa coscienza dell'uomo egiziano col ditone schiacciato dalla pietrona. Quindi, quando te prendi questa coscienza, la parte animica, in qualsiasi istante della sua linea spazio-temporale e la riprogrammi, come facciamo noi, riprogrammazione della parte animica, quello che succede è che la parte animica capisce che non se la deve prendere tanto, perché in qualche modo, vabbè, una pietrata su un dito non sarà la morte di nessuno. E automaticamente quando riporti la parte animica nel presente, lui, il dolore al dito gli è passato. Perché? Perché, come dice Platone, non si può curare il corpo se non si è curata l'anima. E l'anima è la stessa in tutti i contenitori, sia nel passato che nel futuro. Questo concetto fondamentale è quello legato alle esperienze di Brian Weiss. E cosa dire delle ricerche di Van Lommel? Van Lommel è un dottore cardiologo olandese. Stanno facendo ora una ricerca, ho parlato con un regista di Voyager proprio una settimana fa, che sta preparando uno speciale su questa cosa, e che è andato a fare delle riprese. Van Lommel studia più di 300 casi, 350, 360, ecco, benissimo, sono scritti lì, di infartuati. Gli infartuati muoiono e poi alcuni, questi 300 e passa, oltre i 15 minuti di sospensione di vita, rivivono. Alcuni oltre i 15 minuti, alcuni oltre i 15 minuti, quando te non puoi più tecnicamente vivere. E fanno le statistiche, cosa hai visto, cosa hai patito, cosa c'era di là e così via. E nascono delle percentuali. Lo sapete di tutta questa folta gamma di persone quanti hanno un'esperienza fuori dal corpo? Il 20, grosso modo il 20%. Lo sapete la parte animica in ipnosi a me cosa mi dice? Solo il 20% di voi avete noi, gli altri no. Ma che strano! Vuoi vedere che gli esperimenti di Von Lommel danno gli stessi dati e le stesse informazioni che abbiamo noi? Cioè, gli uomini si dividono in uomini e in umani. Gli uomini, il 20% di umana progenie, è animico. L'80% no. L'alieno vuole solo quelli di noi che abbiamo questa cosa, gli altri non sanno di cosa farsene. Come dicevano gli antichi egizi, il Ba, non ce l'hanno mica tutti il Ba, ce l'ha e il Ba sono numerati, ce l'ha qualcuno, che strano. Allora, gli antichi egizi sono della stessa idea di Von Lommel, che è della stessa idea delle forme animiche che abbiamo messo sotto ipnosi noi. Strano. E qui c'è il concetto di vite passate. Questo è un concetto fondamentale. Poi vi lascio spazio alle domande, state tranquilli. Tutto accade in un unico istante, nello spazio dove la virtualità è una virtualità in realtà reale, che però è piccola ed ha come tempo il tempo di Planck, cioè tutto l'universo dura 10 alla meno 44 secondi. A noi ci sembra diverso, ma dura poco. E le vite passate che servono per fare esperienza sono come delle lampadine. Noi le lampadine le possiamo collegare in serie o in parallelo. Come quelle dell'albero di Natale, per esempio, sono in serie. Se ne accende una e fai una vita. Poi passa la corrente nella seconda, un'altra vita. Nella terza, un'altra esperienza. Nella quarta, un'altra esperienza. Sapete cosa succede se vi si sfulmina una lampadina a metà dell'albero di Natale? Che l'altra metà non si accende più. Invece se voi, e ci vuole un sacco di tempo per far accendere tutte le lampadine, dei cronomi, milioni di anni per fare tutte le esperienze nella scala spazio-temporale virtuale. Invece, se te colleghi tutte le lampadine in un unico colpo e dai corrente a tutte, tutte si illuminano insieme e tutte moriranno insieme. E anche se se ne fulminano una, le altre rimangono accese lo stesso. E per fare lo stesso tipo di esperienza ci hai messo un miliardesimo di secondo, 10 alla meno 44 secondi. Troppo intelligente questa cosa. Stavo per dire, io stesso non ci avrei pensato. Mi vengono queste battute tremende. E qui c'è il concetto finale.
che è il Sinbad, cioè la macchina con la quale noi mentalmente cerchiamo di riportare le persone che sono all'interno del fenomeno fisico fuori del fenomeno fisico. Se è vero che non esiste lo spazio e che non esiste il tempo, i neurofisiologi dicono, dai loro studi, che io condivido, che esistono tre tipi di memoria: la memoria a lungo termine, a medio termine e a breve termine. In realtà non esiste quindi la memoria dentro il nostro corpo, ma esiste una griglia olografica fuori da noi, virtuale, dove ci sono collegate tutte le nostre esperienze. Questo mi aiuta perché l'alieno non mi può modificare i miei ricordi, perché io non ce l'ho dentro di me, li vado a leggere col mio cervello, lettore di ologrammi, fuori, dove sono ben posizionate, dove l'alieno non può andare. Ma le posso anche modificare, come? Con questo schema, che è lo schema di quello che voleva smettere di bere in programmazione neurolinguistica. È come l'addotto che ha modificato il suo spazio-tempo facendo scomparire dal suo passato e dal suo futuro l'esperienza aliena. Scomparire. Beh, allora si fa così. Io prendo la mia memoria a lungo termine, e la memoria a lungo termine è quella che va a leggere nel ologramma generale. Mi voglio ricordare di quella volta lì quando ho messo le dita nella corrente. Trum. E tutto questo ricordo viene incamerato nella memoria a lungo termine e viene, con tutti i dati, spedito nella memoria a corto termine, quella in basso. La memoria a corto termine non è una memoria, ma è un CAD, cioè un computer assisted design. È una zona in cui tu muovi come vuoi tutte le cose. Guardate, questo è un telefonino, vedete? Telefonino, voi lo guardate bene. Poi, quando l'avete guardato bene, la memoria a lungo termine ha preso tutti i dati dall'esterno, chiudete gli occhi e dentro la testa ve lo girate. Se volete cambiate anche colore, se volete lo allungate. Ecco, lo state facendo con la memoria a breve termine. Poi mandate tutti i dati all'interno del vero e proprio laboratorio, la memoria a medio termine, la stanza del Sinbad, la stanza dove tu parli con la tua anima, la tua mente e il tuo spirito e decidi cosa fare di questo cavolo di telefonino. Lo vuoi distruggere, lo vuoi tenere, lo vuoi cambiare, lo vuoi buttare, vuoi guarire dal tumore, vuoi fare queste cose qui. Vi mettete d'accordo e poi guarda nel futuro, sempre, cosa succede. Nell'istante in cui tu stai guardando nel futuro, lo stai riprogrammando, cioè stai ponendo l'immagine che avevi preso all'inizio e ce ne stai mettendo un'altra modificata da te. Nella stanza del Sinbad, nella stanza del tuo cervello, la stanza che hai creato te, ce ne metti un'altra. L'altra immagine va a finire nel ricordo di prima. Ti ricordavi un dolore della Madonna quando hai messo le dita nella corrente? Bene, non ce l'hai mai messo le dita nella corrente, questo dolore non c'è più, il trauma è scomparso, fisicamente non l'hai mai visto. E questa cosa ti permette di programmare il tuo futuro. Cosa succede in ipnosi? In ipnosi succede questo. Parli con l'anima, gli fai riprogrammare il suo futuro, togliamoci queste leggi dalle balle, cerchiamo di fare una cosa pulita, via tutti, via tutti, via tutti, e potremmo ascoltare diverse decine di queste ipnosi quando la parte animica lava il suo futuro e il suo passato e quando quindi non sarà più in grado di ricordare quello che è successo, ma non perché il ricordo è scomparso, perché non è mai esistito. La parte animica è tremenda in queste cose, no? Quando gli dici gli alieni non verranno, non ci saranno più per sempre, gli alieni per sempre, cosa vuol dire per sempre? Ah già, porca puttana, io mi ricordo che sempre non ha significato per anima, forse vuol dire mai più. Ecco, mai più capisce, per sempre no. Oppure, perché questo evento è scomparso, questo evento è stato sostituito da un altro? Anima ti dice, cosa vuol dire sostituito da un altro? Forse vuol dire non è mai esistito. Cioè, lei ti corregge, ti fa capire in queste correzioni dove stai lessicalmente sbagliando. Perché non è mica facile parlare con una cosa che non ha il significato del tempo.
quindi te devi usare più lo capisce, mai lo capisce, sempre no. È una cosa casinosa e questa è la limitazione che noi abbiamo nell'ipnosi, perché te non puoi parlare con una parte animica come parli con un commercialista. Figurati, sarebbe da farmi attento. Lo so che qualcuno si chiede, ma i commercialisti hanno anima? Lo so. Beh, questo è quello che un po' succede, questo è il discorso finale. Non so, capite come sia difficile parlare di queste cose, perché vi dovete immaginare nella testa qualcosa a cui non siete abituati a pensare, cioè per un attimo vi dovete dicotomizzare e dovete pensare solamente con la parte destra o pensare solamente con la parte sinistra. I fenomeni che noi abbiamo potuto verificare, vedere, sono tremendi. La settimana scorsa l'addotto si mette al computer, perde coscienza, la persona che ha davanti si accorge di questo, lui, in realtà non è lei, comincia a battere e automaticamente le lettere sul computer gli cambiano caratteri e comincia a scrivere in greco antico. Dopo un po' gli cambiano caratteri e scrive in ebraico moderno. Quando si sveglia non capisce neanche cosa cazzo ha scritto. Noi con un motore di ricerca abbiamo tradotto, era perfetto. Perché scriveva in italiano, in ebraico, in greco, e le traduzioni immediate, che noi abbiamo fatto con questi motori di ricerca di Google, perché io ebraico non lo so, uguale. Questa poverina c'ha, cioè, ha una, non c'ha nulla di greco, nulla di ebraico. Le sue vite passate stanno venendo tutte fuori. La sua parte animica ha detto è necessario, perché è così che si acquisisce coscienza, ed è così che ci si libera degli alieni. Che strana questa cosa. E questo è un caso. Di questi casi di alloglossia o di xenoglossia ce l'abbiamo tutti i giorni sotto il naso. Tutti i giorni. Capite che se questo sistema funziona è una cosa anche carina, perché ora te la puoi usare per andare a vedere i numeri del lotto che usciranno la settimana prossima. Ma te devi tenere presente che da quando hai fatto la previsione a quello che succederà, il futuro tuo cambia e quindi cambiano con milioni di parametri anche i numeri del lotto, capito? Quindi non è una cosa banale. Oppure puoi andare a vedere che cos'è, come è andata la storia. Puoi andare a vedere che cosa sta succedendo ora con il fenomeno dei remote viewer negli Stati Uniti d'America nell'area 51. Puoi andare a fare delle cose che sono impensabili. L'addotto in ipnosi regressiva ricordava di aver partecipato ad azioni di guerra telepatica, dove lo mettono di fronte a uno schermo e gli dicono: se te non fai saltare quel signore con la cinta esplosiva, noi diamo la scossa alla tua mamma. O ti ammazziamo il cane. E questo accadeva. Più di una volta ci siamo trovati di fronte a scene del genere, in cui i militari legati agli alieni usavano le parti, la capacità della parte coscienziale animica per fare l'alterazione della realtà. In questo senso, quindi su un teatro di guerra, su un teatro economico, giochi in borsa, e quindi milioni di dollari spostati da una parte all'altra con i nostri operatori che erano sotto ipnosi, che non capivano che cosa stavano facendo, per conto dei militari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci siamo rivisti l'11 settembre praticamente a casa nostra nella testa di un soggetto, abbiamo visto delle cose, siccome poi questi hanno ragione, perché quando vengono fuori ti raccontano le cose che veramente accadono, sia da un punto di vista scientifico, per esempio il soggetto che a un certo punto finisce nel passato e ti dice chi ha costruito le piramidi, ti dice e ti parla in egiziano e ti dice Anita Kakut Kufu. Questo sembrava siciliano. Anita Kakut Kufu, perché siete tutti Kufu. Kufu vuol dire pietra, è la pietra che rappresenta il faraone Khufu, detto Pietro, e poi gli ebrei l'hanno ripresa questa cosa, e che è la piramide di Cheope, dove in realtà la piramide di Cheope è la piramide che secondo Bouval è una delle piramidi che rappresenta una delle tre stelle della città di Orione. Una delle tre stelle, sì, che si chiama Al-Nitak,
dove Anita vuol dire fascia. E allora noi ci troviamo la descrizione dell'alieno 12.000 anni fa che costruisce la piramide con i nomi e le espressioni in perfetto egiziano, eccetera, eccetera, eccetera. Allora dice Zakia Wasp, ma chi se ne frega di Zakia Wasp? Cioè, ma il grande professore scienziato dice che non è vero, ma chi se ne frega? Io non sono qui per convincere la scienza che questa cosa sarà vera o sarà falsa. Io ti dico quello che stiamo trovando. Io poi ho una mia idea, ovviamente, ma lungi da me convincere qualcuno che le cose stanno così. Era una cosa che io avevo, questa cosa, quando stavo nel Centro Ufologico Nazionale, che avevo l'idea che bisognava convincere lo scienziato. Lo scienziato, quando ho capito che era in malafede, a me non me ne frega più niente dello scienziato. A me quello che mi interessa in realtà è dirlo alla gente. Guardate, stiamo scoprendo queste cose. Poi fatene quello che volete, credeteci, non credeteci. Se sono vere dentro lo sentite che sono vere, perché se avete coscienza, la vostra coscienza entra nella mia testa, vede che io sto dicendo la verità e questa cosa a me mi basta. È tutto lì, lì comincia e lì finisce la storia. Questo è l'aspetto nuovo della comunicazione, una comunicazione che è di natura archetipica, cioè che va al di là della parola che io dico, ma è sotto sotto una comunicazione tipo emotivo. L'aspetto, e poi veramente chiudo e vi lascio le domande, ok? L'aspetto fondamentale è che questo tipo di teoria, di ipotesi di lavoro, corpo, mente, anima e spirito, fuoco, terra, aria, acqua, ci serve per spiegare i sogni, ci serve per spiegare i rapporti tra gli umani. Avete notato per esempio nei sogni che ci sono i sogni delle grandi catastrofi, la grande onda che ti spazza via, il fuoco che brucia tutto, il pianeta di Nibiru che casca sulla Terra, ma manca il sogno cataclismatico del vento che ti uccide. Cioè è l'acqua, cioè la mente che hai paura di far morire, è la tua, il tuo spirito, la suola di clausura, l'85% dei sogni catastrofici delle suole di clausura, studiate per via telematica, mostra che è lo spirito che la suola ha paura di perdere, oppure il corpo, cioè la roccia che ti cade addosso e ti schiaccia. Nessuno sogna di morire per via del vento. Archetipicamente parlando, anima è immortale. E non puoi fare questo sogno, perché che tipicamente non è previsto. Relazioni, uomo-donna, per esempio. Queste relazioni si basano su quattro piani fondamentali, che sono il corpo, la mente, l'anima e lo spirito. Quando ci sono questi quattro livelli che in qualche modo si interconnettono tra di loro, allora esiste un certo tipo di relazione. Se no si parla di relazione solo fisica, solo mentale, solo animica, solo spirituale, oppure soprattutto nei soggetti che si trovano da ragazzi e poi fanno un percorso e poi a un certo punto lei o lui dice all'altro: tu non sei più quello di una volta. Questa frase ha un significato preciso. Nell'acquisizione della coscienza i due soggetti hanno fatto un percorso differente, uno dei due ha acquisito più coscienza dell'altro e non si riconosce più nell'altro. Ecco, vogliamo parlare delle malattie mentali, ma quali malattie mentali? Non esistono le malattie mentali da questo punto di vista. La schizofrenia non è una malattia mentale, come dice Hillman del resto, è un rapporto sbagliato tra la tua parte inconscia, animica, il lobo destro del cervello e la tua mente, dove, dice Hillman, la tua mente capisce, cavoli per fischi, degli archetipi che la tua parte animica ti sta sparando e li interpreta alla lettera, e quindi tu perdi coscienza del rapporto che c'è tra la causa di una cosa e l'effetto che questa causa può provocare. E tu appari a uno psichiatra normale schizofrenico. Non è vero. Cambia vocabolario. E vedrai che le cose vanno bene. Ecco, un anoressico. Perché l'anoressico, anzi l'anoressica, che è femmina, è anoressica? Cosa c'ha? Qual è il rapporto tra le tre e quattro parti che non funzionano? La parte mentale, la parte